No, mettiamo dentro Surgical anche qua, dai. Mettiamo dentro Surgical anche qua. Ritual of Suit non tocca. Esatto, fa solo creature, quindi no. Ma vogliamo provarlo così? O andiamo a 62 contro Green Tutor? Che così abbiamo sempre Scentelenda? Forse sì, eh. Questo sostituisce Reprieve. Forse non ci servono due Sorin. Cioè, tre Sorin sono tanti, forse. No, Assimilator no. A questo punto 4 Necro, 4 Shelly, però. Dai, proviamo 4 Necro, 4 Shelly, proviamo. Proviamo. Non li ho messi gli scarti? Ah, qui non li ho messi gli scarti, è vero. Fatemelo provare così, voglio vedere come gira così. Perché non riesco a capire se contro control, se semplicemente devi dire ok, non vinco. Perché potrebbe essere purtroppo, potrebbe. A parte che di control oggi non abbiamo trovato neanche uno. Scentelenda senza Sorin non la gioco, l'ho messa dentro Sorin, eh. C'è ragazzi, Sorin Chef, cosa hai visto? Ce ne sono tre. Quindi boh, non ho capito cosa hai visto. Perché non è forte nel meta, Falux. È un 6-5, hanno troppi token, te lo buttano giù. Scentelenda è 100 volte più forte, mi serviva spazio. Vai, proviamolo. È un discorso di spazio, Falux. Lo spazio è importante. Non è brutta questa mano se arriva una terra, eh? No, su Twitch, Daytrock. Si chiama proprio Magic il canale. A me UVR. Eccolo qui, UV. Abbiamo trovato control subito. La terra è arrivata. Se ha un counter, siamo super morti. Non riusciamo mai a stargli dietro. Però possiamo farglielo tirare. Magari ha paura di Sorin. E magari fa terra tappata qua, sai. No, eh. Era troppo chiedere terra tappata. E allora si fa vantaggio carte. Buono, buono, buono questo. Questo è buono tanto, eh. Countera. Ah, è Jeskai allora. È Jeskai. Jeskai control. Jeskai control. Cosa? Jeskai control che si tappa fuori di terzo? Beh, grazie, cioè non ha senso. Non ha senso mai questa mossa qua, ma mai. Ragazzi, no, no, non ha senso mai quella roba qua. No, no, perché? Ma cosa serviva questa cosa qua? Ma cosa serviva tapparsi fuori adesso? Vai. Follia. Tapparsi fuori di terzo, mai. 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 Adesso ho un problema, Loppo. Un 4-7 che ha bisogno di Wrath of the Skies per essere buttato giù. E costa 7 Wrath of the Skies. Ok, ma 4 vite ci sono, eh. Ma tra l'altro si è tappato fuori ancora, ma perché? Ma cosa c'ha Vratta in mano per giocare così? Boh, io non voglio rischiare qua allora. Allora facciamo Vito. Facciamo più danni possibile e poi chiediamo di Shelly. Facciamo 12 danni. Probabilmente ha Supreme Verdict perché sta giocando in modo strano, se no. Avrà Supreme Verdict. Perché se no non ha senso.
No, non sa, non, o aveva una mano molto discutibile o non sa giocare questo mazzo. Probabilmente aveva una mano molto discutibile. Vabbè, siamo Lethal. Sì, probabilmente aveva una mano assai discutibile. GG. Però quel flaggeti 3 a caso, bruttissimo, eh. GG. Flaggeti 3 a caso, proprio brutto, brutto. Brutto, brutto, brutto. Vai. Addirittura, chef. Addirittura, no, secondo me ha un po' di limiti lì, ha. Manca giusto giusto un drop a 5. Quale, chef? Quale, chef? Non ce l'ho presente. Ah, bombone! Non è a 6, chef? Non è a 6, bombone. Vedi che a me non piace Tower per un motivo. Che poi succedono quelle cose qua. Però questo è kippabile. Molto kippabile. Vai. Un altro control. Bombone, mamma mia, cosa mi hai mai fatto ricordare? Vai. Sto giro, secondo me, moriamo male. A meno che anche quest'uomo, questo buon uomo, si tappi fuori ora. Magari fa tre mana flaghe anche lui. Come facciamo a dirlo? Vediamo. Dai, tre mana flaghe, che tra l'altro su Ugical extraxiamo. Sì, Tower annulla Necrodominance. Qui è Esper Control. Contro Esper Control non vinciamo mai. Vai. Cicla Kalim. Potrebbe. Tifonone. Cosa c'ha in mano? Giusto per sapere, eh. C'è Charm. Però se fa Tasha qui. Se facesse Tasha qui sarebbe il top. Sarebbe il top. Vai. Ah, devo farlo risolvere per vedere una carta in più. Dai, Tasha. Fai Tasha qui. C'hai paura di cosa fare Tasha? Dai, mi sono anche tappato fuori. Bravo, Oppo! Bravissimo. Bravissimo, Oppo. Oddio, mi può rubare il token. Sti cazzi. Non so perché i controlli oggi si tappano fuori a caso. Magari ha pescato Teferi. Però questa è un'altra tappata fuori a caso, comunque. Vai. Come se si fossero dimenticati che esiste Sorin, più che altro. Cos'è Venser Journal? Cinque mana. Ah, magari, eh. Magari. 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 Quindi non fa nulla? Posso dire che è un po' strano che non faccia niente? Dai che mi vuoi rubare il 4-4 qui su. Prendere a fra Emperor. Ok. Va bene. Se non c'è Emperor, va bene. Peschi due.
Ok. Come è scammata la sub, Gnafo? No, no. Ah, scusami. No, è arrivato. Sono io che non ho visto. Grazie di cuore, Gnafo. Grazie mille. Grazie mille per la sub. Scusami, l'ho vista adesso. Devo ricordarmi che qua io posso farla umana. L'ho visto adesso. Grazie di cuore, Gnafo. Grazie mille. Drone in the lock. Non fa niente. Charm. Sì. Via. Vai. Grazie mille, Gnafo. Abbiamo un 5-5. Ottimo. Malissimo. Male davvero. Quante carte c'hai? 3? Ma io ne ho troppe. Allora, questo sicuro. Secondo me facciamo così. Lui la countera e il turno dopo rischiamo facendo Shelly. Ok, vai. Se non pesca adesso una carta incredibile, potremmo aver vinto. Potremmo. Vediamo se ha. Anche noi, non stiamo scherzando, però. Vediamo. C'è giusta la pescata? Non ce l'ha la risposta in mano. Mette top? Io pesco 15 carte qui. Due bottom, vai. Vai, due bottom. Vai, due bottom. Peschiamo 15 carte. Buono, c'è Sante Lenda. Allora, shoulder di backup. Grim Tutor, Elenda, Torre, Sorin. Sorin o Consuming Corruption? Sorin, vai. Ti immagini se Kalajani davvero? Ok, lei non passa per la pila. Ok, pesco. Oppo, ma mi sa che. Cioè, per carità, puoi trovare un'altra vratta, però. È abbastanza tosta adesso, eh. Vai. Allora, sistemiamo le lande. Purga? Ah, per il 4-4? Sì. Get lost. Esper control. Vai. Lost era la parola giusta ed era anche una grandissima serie TV nelle prime stagioni, in quelle dopo un po' di meno. Allora, questo è un mulligan.
Quanto odio Torre, mannaggia, che non mi fa avere removal. Devo pescare terra nera. Se pesco terra nera, forse ce la caviamo contro verme. Ai ai ai, siamo morti. Cerbelcer. No, forse è maghi. No, Cerbelcer, Zirda, Cerbelcer. Oh, finalmente un Cerbelcer, madonna mia. Ma torre. Se la si gioca, la si deve giocare così. Allora, possiamo avere una fortuna clamorosa, è che lui adesso appoggia Cerbelcer, senza vincere, e noi peschiamo Sorin e facciamo Sentelenda che toglie l'abilità Cerbelcer. Mamma, se succede impazzisco. Quasi. 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 È stato bello crederci, però. È stato bello crederci. Boh, ragazzi, come fate a dire che è scarso? Cioè, per me è fortissimo Cerbelcer in questo momento. Il più forte insieme all'altro. Devi sempre avere paura di lui. Sempre. Sempre. Sempre, vai. Vai, vai, vai. Sempre avere paura di Cerbelcer. Sempre. Sempre avere paura di Cerbelcer. Sempre, sempre. Ben Stark, che nome, ragazzi. Che nome. Che nome, Ben Stark. Ah, la rischiamo questa. Dai che se arriva una terra nera riusciamo a fare necrodominio. Gatti, Ben Stark. Sempre gatti. Vai. Non è terra nera, ma potrebbe essere una pescata. Famiglia Stark potente. Sì, un po' sfigata, eh. È un po' sfigata, però. Oddio, lui ha la partenza più brutta che potesse avere. È arrivata. È arrivata, ragazzi. Abbiamo vinto a T4? Nessuno, Scrotto. Forse quello che slanda, ma non mi sembra che in questo momento Pauper sia nel migliore dei suoi momenti, sinceramente. Ma come fa? Anche se cala Ajani, ragazzi, come fa a starci dietro poi? Noi adesso spariamo il pezzo che potenzia e perde 3 energie. Cioè, deve avere in mano. Per forza. Deve avere in mano la. Il bombardament. Boh, rischio, dai. Non lo so, secondo me il vero problema di Pauper è sempre che rimane fermissimo. Io non penso di voler pescare qua. Vai. Facciamo questa, faccio Shelly. Il problema è se ha botto in mano. Il problema è se ha botto in mano. Il problema è quello. Oh no, Static Prison numero 2. Quello è un problema. Niente, siamo morti. Fatto doppia prison. Ok. Devo pescare removal qua e appoggiare Shelly. Quindi tipo solo Fatal Push. Ma ci arrivo a farlo? Non lo so. Però, già che ci siamo, balliamo. Vai. Vediamo se flippa Gianni più che altro. So se sono vit non so se sono vivo di vite proprio, perché lui secondo me attacca qua. E se lo flippa forse ci shotta.
Ah, ho pagato. Ok, quindi forse ci shotta davvero, perché comunque Shelly non può pescare tanto come dovrebbe. Dobbiamo accompagnarla con Clean to Dust per pescare di più. Vediamo. Ok, ci fa 4 danni. No, ci fa 3 danni, 3, sono 3 i danni. Se ne fa 4, no, siamo morti. Sono 4. Siamo a 4, con Shelly peschiamo il mazzo. No, non peschiamo un cazzo con Shelly perché tanto non posso fare niente, GG. Eh sì, aveva una buona mano. Ecco, questa me la sento più guadagnata dal giocatore che non è stato così randomico qui. Qui ha messo board, ha messo pressione e ce l'ha fatta. E ce l'ha fatta. Ma qui non è stata una carta sbagliata, secondo me. È Bombardment che te la fa proprio sbagliare. E il Raptor se te la gira. Però vabbè. Non mi sembra così fuori dalla logica di Magic, ecco. Questa partita è stata molto illogica. Bella questa mano. Molto bella questa mano. Vai. Sì, è molto di peggio di questa. Sì. Molto bella questa mano. Ai ai ai, qui abbiamo Necropotence Combo. Necropotence. Omniscience Combo, credo. Credo che sia Omniscience Combo. Almeno. No? Grande Surgical. Non farmi Bosei giù, però. Non farmi Bosei giù. Ok. Niente, bisogna giocare per forza di cose con Surgical di main. Non c'è niente da fare, ragazzi. Surgical va di main. Comunque. Surgical di main passa la paura contro tantissimi mazzi nel formato. Allora, Vito, Elenda, Terras, Shelly e Surgical. Vai. Bisogna giocare così. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Eccola! Ma stavolta c'è. La signora Surgical Extraction. È un po' lento contro i gatti, Karn. Surgical è gratis. Al costo di 2 vite, tirarla gratis è più forte. Molto più forte. Ma magari non gioca Omniscience lui? Gioca un'altra combo? Vabbè, quando targhetta togliamo roba. Sì, va bene, spaccami Necrodominance. Non mi spacchi Necrodominance, impossibile. Ah, beh, ma lo fai dopo, sì. Quindi piano B. La signora Shelly. Eh certo, sì. Vai. La signora Shelly. Shelly e Vito per vincere questa partita. Comunque, Omniscience Combo lo andiamo a segnare. Carne vecchia, carne. Carne vecchia. Traversa, sì. Traversa, sì. Emrakul addirittura? Sì. Prende dei danni qua, eh? Tanti danni. Molto bene. Molto bene.
Davvero, Spune? Ottimo, bene, 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 bene. Attenzione, paga 6 vite, non penso. Altra traverse. Altra shifting, scusate. Altro might per parare, immagino. E altro traverse. Ma lui cosa sta andando a cercare da rifare con questi? Non capisco cosa sta andando a cercare. Atraxa. Ma sono tutta. È tutta roba che non triggera con. Altra win con attenzione. Ma sbaglio o è tutta roba che non fa niente quella che sta facendo lui? Cioè, non ha sinergie vere. Semplicemente ti fa un bobone, probabilmente. Probabilmente. Boh, vediamo. Non sto capendo qual è il piano, Oppo, mi dispiace. Non ho capito se hai un piano vero o stai facendo finta. Probabilmente stai facendo anche finta. Vai! Vai, vai, vai. Ma Dracula in teoria dovresti malligare per avere una risposta, no? Cioè, o la combo che ti va a tutorare robe o una risposta sul meta, sulla board. Altrimenti sia un po' inutile giocare. Boh, Omniscience combo battuto. Allora, inizio il prossimo game, ragazzi, vado in bagno a fare una pisciatina. Vado a fare una pissiatina, pissia pissiatina. Torno istantaneamente. No, come mi ha ligato a te? Troppo quello! Troppo, troppo. Il piano è Omniscienza e poi vado a braccio. Esatto. Vai. Esattamente. Allora, com'è? Occio. Sembra buona la mano. Sembra buona. Sembra molto buona. Molto, molto buona. Sì, stavo proprio pisciando, Sherry. Tanto anche. Contento anche. Questo è gatti. È gatti? Ah. Quindi gatti morto. Boh, comunque quando parti on the play così, mazzo è forte. Vampiro, eh sì, perché il sangue è mi migliore, dai, diciamo così. Cos'era? Ok, doppio Raptor. E vorrei vincere. Posso vincere? O posso di? Me lo fate di? O posso di che vinco? Me lo fate di? O posso di? Vorrei vincere. Vai. Che bello, Historic Best of One. Comunque, oh, ma raga, ma è bello tanto, Historic Best of One. Anche con l'ultra presenza di gatti, sti cazzi. Sto
Sti cazzi. Aklazos è un po' lento, forse, Mark? Un po' lentino. 4 mana. Contro questo meta. Un po' lento. Cos'era un altro? No, discharge su Sorin. Scusate, non faccio più. Dicevamo. Digivolve. Sculata! No, aspetta, allora facciamo dell'altro però. Tipo facciamo corruption. Qua. No, combat, aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo così. E lui tanto blocca e cerca di spararmi, lo facciamo corruption. Perfetto. Là. Pollo. Vai. Esatto, Sherry, esatto. Esatto. Non penso che cambierà qualcosa questo Lootmonger in teoria, perché poi facciamo Sorin che potenzia, possiamo andare a tutorare per cose. Boh, secondo me ha perso però. Che perché? Esatto, GG. Cioè, 7 danni qua. E via. E via. E via. Vai. Arriveremo a premio o ci fermeremo a 4? Questa è la domanda giusta. Io in gatti ho messo il 2 per di talismano di Traben. Sì. Ah, il talismano di Traben però non è quello che penso io. Aspetta che vado a vedere qual è. Vediamo qual è. Ah, quello che fa removal, sì, è carino. Molto carino, molto carino. Molto, molto carino. Tanto carino. Tanto, tanto carino. Allora. La mano non è brutta, ma deve arrivare o tutore o Sorin. Vediamo. La mano non è bruttissima. Lui è malligato. Terra bianca, Ocelot, male. Però Ocelot poi lo risolviamo. No? Sì, un danno glielo facciamo. Se va nel cesso qualcosa, peschiamo. È monoterra? No. Questo è un problemino in realtà. Mino. Ok. Passo. Passo perché dopo posso fare Corruption su Ocelot, poi faccio terra Sorin Cling to Dust e gli faccio fuori due pezzi. Ocelot qui. No, Ocelot va tolto anche se fa Ajani, tipo, vero? Sì, perché poi Ajani lo spariamo. Comunque questa è forte, ragazzi. Nessuno sta giocando, ma è fortissima questa. Torneo a squadre. Sai che non è una brutta idea? Grazie, Sherry. Non è una brutta idea per niente. Sarebbe una bella alternativa. Attenzione, in arrivo un Ajanino. È in arrivo un Ajanino sul binario 1. Ripeto, è in arrivo un Ajanino sul binario 1. 100% Ajanino sul binario 1. Vabbè, se mi fa removal, mi fa removal. Ma almeno diciamo che perde una risorsa. Non era Arena, era Duels of Planeswalker. Ma non può fare removal a 1. Scusa, le energie dove le hai? Ah, ti togli il gatto! Ah, ok. Ma quindi c'ha per forza Gianni se fa così.
Eh sì, per forza. Sun Cleanser, a noi non ne frega niente. Sì, non mi ricordo se era Duels o Origins che aveva il 2 contro 2, però. Il 2 contro Duels. Scusate. Sai che non mi ricordo qual era dei due? Qual era dei due? Perché in una c'era quello uno contro uno contro uno contro uno e c'erano in quattro, ma non mi ricordo quale. A cercare a Janino. Non mi ricordo se era Duel su Origins. Ajani? Non c'ha Ajani. Era Duels, bello. Grande Sherry. Grande Sherry. Terra, Vito, vai. Il maestro Vito Sicchio! Combat! Passo, non attaccherò mai per farmi togliere Shelly. Sì, so 2 danni per te. Vai. Duel di Duels. Duel di Duels, bellissimo. Quindi opponenza? Abbiamo Ajani? Quella non è Ajani. Quella non è Ajani per niente. Quella proprio non è Ajani. Quella proprio Ajani non è. Questa è removal? Sì? No? Aspetta. Perché se io ti sparo adesso. No, cioè devi sacrificarle tutte e due. E a me va anche bene. Siamo sempre sotto Ajani così, a meno che si peschi Sorin. Se si pesca Sorinno, in teoria. A parte il fatto che Vito ha lifelink, quindi gli facciamo 2 danni. Però è sempre Sorin. È sempre, scusate, non Sorin, è Ajani il problema, sempre. Siamo a premio, ragazzi. Siamo a premio. A premiere! Non era premiere, vero? Opla! Opla! Come direbbero i cari vecchi saggi nonni, oppete! Into premio! Oppete! Vai! Oppete! Ciao, Irus. Ciao. Ziu, cosa sarai mai? Io la Kippo. Speriamo bene. Non abbiamo delle grandi removal, ma. 7. 7-2. Oppete! Cosa sei? Sarei mica Boros Flage. Va bene. Mi stai dicendo che devo aspettare un turno? E io aspetterò un turnide. Un turna! Ma va! Ma chi l'avrebbe mai detto che avresti fatto a Gianni? Vorrei saperlo, non so. Non gioca nessuno questo mazzo. 19. Sì, è più bellino Orzhov, sono d'accordo. Molto d'accordo. Sai che mi sa che pesco? Perché se pesco per caso Vampirone abbiamo vinto. Anche Push va bene se poi pesco terra. Vai, peccato. Dobbiamo aspettare un altro turno. Un altro Ajani? Beh, io nel dubbio te lo tolgo il gatto. Si sa mai che tu abbia un altro Ajani. Che
Così, com'è facile leggere nella testa dei deboli? Non che Ziyu sia un giocatore debole, è che il mazzo fa essere le persone delle persone deboli. Che si affidano un mazzo random. Ci servono le lande, però. Rischiamo! Rischiamo! 15. No, di 13. Bella. Aspetta! Devo togliere gli Ajani. Lo so che andiamo bassissimi, ma gli Ajani li togliamo. Ehi, cazzo, ci fa male però il turno dopo lui, eh. Ci basterà? Non lo so, ci fa molto male il turno dopo. No, però aspetta, sì che basta, perché scusami, al massimo fa questo più questo. E quindi ci fa 5, 6, 7 danni e noi facciamo Shioulder e Marcia, quindi... Però Marcia non lo colpisce. Ah, ma non ha il bianco per Flaga! Ma io che cazzo sto pensando a fare allora? Non c'è il bianco, non c'ha. Non c'ha il bianco, raga, nessuno che mi dice che non c'ha il bianco. Sì, e quando mi hanno detto che sarebbe stata giocata di main in Best of One, la gente diceva: ma è un coglione, non lo sa, non sa niente! Sa niente, c'è una stronzata, non ci giocherà mai! Ma carta più forte all'espansione. C'è bene, dai, che stai dicendo? Non sai giocare, giochi solo Best of One. Ah, grazie. Opla. Il dubbio è: lui sarà un visionario e me la sparerà? Probabilmente sì. Con questa e sacrificando due pezzi. Vabbè. Sono tre risorse al prezzo di una, quindi va bene. Poi moriamo di Den, ma va bene lo stesso. Fai un tre risorse al prezzo di una, va bene. Devo sperare di pescare. In tre carte, una gola e lenda. Sente lenda, scusate. In due carte, perché siamo a cinque. No, morti. Morti, morti. A meno che March, ma non colpirà mai Marcia, perché lui c'ha bombardament. Qui adesso attiva... Cosa? Ma perché non hai menato di Den? A saperlo pescavo di più. Sapere che lui era un luminare. Mannaggia a me che non ho pescato allora. E allora ci provo qui. Per forza. Devo pescare due. Morti lo stesso. Vabbè. È andata così. Sì, siamo morti perché... L'unica opzione che ho è che tipo hardcasti Giganta. Ma non gli conviene, basta che faccia questo, ci manda uno e moriamo. Vediamo. Non lo so, anche questa giocata è strana comunque, molto strana. Una, due, tre, quattro. 5. Lui se lo sacrifica. E moriamo però perché non guadagniamo vite. E quindi poi devo pescare 2. Vado a 4 e semplicemente fa questa e vince. Vado a 3 addirittura. E questa non la posso ricastare perché non c'è il cesso. Non so, non penso. Cioè, devo pescare terra Shieldred. Terra stappata e Shieldred adesso. Oppure Lenda, sì. Oppure Lenda. Nessuna delle due, quindi direi GG.
GG. Va bene. Abbiamo fatto 5 e 7 con i mazzi Necrodominance. Quindi non male. Non male davvero. Non male davvero. 5 e 7. Su 5, allora 5-3 e 7-2. Quindi abbiamo fatto 8 partite in questo evento, che è andato molto bene, e 9 partite nell'altro. Su 9 più 8 sono 9 più 8 sono 17 match. In 17 match abbiamo trovato 9 Boros Gatti e conseguentemente 8 mazzi diversi. Per me il meta è bellissimo.